Al massimo comporre una marcetta. E non ridete, Don Antonio, sto parlando seriamente. Pure una canzone può aiutare a fare la guerra a chi altro non tiene. Femmine, voi che tenete gli uomini, nascondeteli! È stata l'ultima voce gridata dai bassi, a ribalzo, di balcone in balcone. I tedeschi cercano gli abili alla guerra per portarli nei campi di lavoro in Germania. I gentiluomini come noi sono finiti sotto l'asfalto, nelle cantine, come i topi. E le donne sono rimaste sopra a fare la guardia, a cercare un poco da mangiare per sfamare i figli, i mariti, i fratelli. Ma che tempi sono questi, Don Antò? Qua sotto, nelle viscere del sottosuolo. Siamo come i morti sepolti di fresco, in attesa di un segno dall'alto, di un fiore, di una preghiera, di un pianto. A Napoli è sempre stato il contrario. Gli uomini chiedevano i santi e i santi regalavano benedizioni, soldi e salute. La guerra scambia il buio con la luce, il sopra col sotto, i vivi coi morti e pure i maschi con le femmine. Anche il suono della guerra è tutto un confondersi, Don Antò. Il rombo delle bombe tedesche si intreccia con l'artiglieria alleata. Il respiro trattenuto di un uomo che ha paura e si nasconde si allarga vicino a quello di chi ha la mano armata e attende il tempo giusto per l'agguato. Lo sbattere dei piedi di chi scappa si incrocia con quello di chi corre contro i blindati. Don Antò, ora si sente la città che inizia a mormorare, come fa il mare quando il Vesuvio si scalda. È il rumore cupo del popolo che si alza, un grosso di bocche che incitano, prima in silenzio, per poi salire di tono. Uno sbalzo di pressione che fa tremare la carne più dei colpi di cannone e che rimbomba sotto le case, si alza potente, a smuovere i corpi e le coscienze di tutti, a venire fuori dai nascondigli. Adesso questo subbuglio, questo movimento che nasce dalla confusione, si sta trasformando in canto, in opera lirica, con orchestra d'archi, ottoni e tamburi, con il coro della gente che per una volta si è intonato con le voci soliste, tutte che vogliono farsi sentire, perché è da troppo tempo che se ne stanno schiacciate nello stomaco. Don Antò, la gente si è armata e fa le barricate in strada. Le milizie fasciste sono sparite, a Via Foria ci sono i tram di traverso, al Vomero tagliano i platani per bloccare i carri armati, gli studenti assaltano le caserme e si organizzano all'università, ai quartieri piove mobilia sulle colonne naziste come se fosse l'ultimo dell'anno e gli alleati sono alle porte. Il popolo si è rivoltato, Don Antò, e noi abbiamo una grossa responsabilità, che è quella di dare una direzione a questo furore, trovando l'accompagnamento giusto per vincere sta maledetta guerra. Badate, Don Antò, non è cosa da poco dare il ritmo all'incedere delle armi, soprattutto quando non c'è un esercito disciplinato a portarle, ma un popolo stanco e arrabbiato, riunito in rivolta. Ci sta una musica che mi piace assai, con un ritmo solenne ma non triste, robusto nella struttura ritmica ma anche leggero, che si muove come le onde del mare quando si avvicinano alla spiaggia. Le parole sono straniere e non le capisco, francesi forse, e suonano così. Les enfants de la patrie, les jours de glorie arrivé. Dice che ci stanno pure i francesi con gli americani che sono sbarcati a Salerno. Voi lo conoscete il francese, Don Antò? Trovate carta e penna, saranno i vostri strumenti di battaglia, mentre il mio sarà la fisarmonica. Mettete su questi accordi le vostre rime, fatele facili da ricordare, in italiano, anzi no, in napoletano, così tutti le possono capire e cantare. Devono essere parole che mettono coraggio a chi non ce l'ha e che lo fanno venire doppio a chi ha il cuore forte. Roba da far scettare pure i morti come a noi, Don Antò. Ora pigliamo in prestito questa musica, che quando i tedeschi se ne vanno e arrivano i francesi, noi gliela recepiamo più bella di come ce l'hanno data. E magari ci fanno pure l'applauso, perché certe volte la carta della musica e il suono della bilancia valgono più del pesce che incartano. Mestaranno tutta carta e musica e suona si riferisce all'usanza per cui i pescivendoli incartavano la merce con spartiti musicali, fatti di carta spessa e pesante, e per cui i compratori lamentavano inganni.